Per me il vero senso della Balloon Artist è trasmettere qualcosa ancora di che abbiamo nella nostra l'anima. Sarebbero, insomma, è una cosa che rimette alla nostra parte di bambino, che fa ricordare quel momento di giovanile e anche la gioia che possiamo trovare nel palloncino. E anche col mio lavoro provo di trasmettere queste cose, di che loro possono vedere la gioia, non solo l'impegno che noi Balloon Artists ne abbiamo per realizzare ogni composizione e crearla, ma pure anche dopo che sono tutto pronto, che è tutto pronto, di veramente vedere la gioia e di come si può di un semplice palloncino trasmettere tante cose. Guarda, la fantasia secondo me è una parola chiave di quello che lavora con i palloncini, perché delle volte se non ce l'hai quello input di fare qualcosa di nuovo, oppure di non guardare delle volte quello che già esiste per fare qualcosa di nuovo per te stesso, la fantasia è un ingrediente, no? Principale. Poi possiamo pure avere ispirazione con tante persone al mondo, e principalmente io che ci lavoro tanto con i materiali, insomma, i fiori, qualcosa di organico, i materiali proprio fiori freschi, quello anche è un, insomma, poi in Brasile pure con tutti questi colori, quella è una mia ispirazione basica. Cerco anche la natura di ispirarmi delle cose e di trasformare quello, portare qualcosa della natura al Balloon Artist. Sì, prima di tutto, insomma, è stata un'esperienza fantastica fare parte di questo team di istruttori e anche di appassionati per i Balloon Artist. Mi piace tanto, mi sono trovato molto bene con tutti quanti, con gli staff di Balloon Party, veramente siete bravissimi, e anche avere l'appoggio di due grandi aziende come la Gemar e anche la Grabo, anche quello l'hanno dato la libertà di creare senza fermare nulla. Questo pure lo trovo molto bello, perché così potevamo fare quello che volevamo, che mi pare in testa. E poi veramente il feedback di tutti quanti, perché è bello vedere la gente felice, e quello che abbiamo sviluppato per portare a loro è andato molto bene. Complimenti a tutti, grazie, ci vediamo l'anno prossimo.